E allora tu sei lì e ne hai 28 davanti, di cui 27 non è che stanno parlando, no, no, sarebbe troppo bello se si limitassero a parlare, no, loro urlano. E allora a quel punto ti prende una specie di doppio istinto. L'istinto numero uno è quello, ok, adesso io mi macchio la fedina penale, vabbè, adesso la devo macchiare, vabbè, lo faccio. Oppure l'istinto numero due è quello di scappare via, lontano, come Baglioni, lontano. Ecco, che si fa in questi casi? Come si fa a ottenere il silenzio quando sei di fronte a una classe in stato di totale agitazione? Lo vediamo fra pochissimo. Dunque, partiamo intanto dalle cose da non fare. Cosa da non fare numero uno è non metterti a urlare. Non urlare, ti prego, non farlo. E sai perché è un errore grave? Perché funziona. Funziona, sì. Per un minuto, massimo, massimo, e dopo riprende la barra onda totale. E a quel punto tu uscirai dalla classe senza voce e coverai dentro di te il desiderio profondo di prendere un aereo per l'emisfero sud e non tornare mai più. Secondo errore da non fare, non fare l'errore alla Michelle Pfeiffer. Cos'è successo alla signora Shepard? Insomma, la classe fa casino e tu, anziché gestire la cosa, cosa fai? Ti dedichi a quell'uno che non fa confusione. No, non funziona. Terzo errore da non fare, non devi usare il pugno duro. Cioè, non servono le note, spedire la gente dal preside. Beh, ovvio, a meno che non accada qualcosa di grave, tipo la defenestrazione di un compagno, allora forse l'intervento di qualcuno potrebbe essere utile, ma perché non va bene? Perché letto con gli occhi di un ragazzo, utilizzare il pugno duro in questo modo equivale, bene che vada, a una dichiarazione di antipatia, ma male che vada, è una vera dichiarazione di guerra. Noi siamo qui per insegnare e insegnare è un verbo che ha molto più a che fare con la pace. Ok, ok, lo so, non è sempre così, ma facciamo finta che possa essere possibile. E ora vediamo invece che cosa fare. Parto con un mio ricordo. Dunque, avevo questa classe terribile, i miei primi anni di insegnamento. Sapete, primo giorno di scuola, vado in sala insegnanti e non me la presentano come la seconda C, no, me la presentano come il riformatorio. Tu entri lì in quelle classi e ti guardi intorno e dici, ok, beh, che bello! Bene, entro lì e loro sono 26. Sono 26 e penso che se fossi andato al concerto di Vasco avrei sentito meno rumore. Cioè, per riuscire a fare 10 minuti di lezione, io insegnavo storia, mi servivano almeno 50 minuti di silenzio! Silenzio! Metti giù quel coso, metti giù quel compagno, metti giù la bidella! Insomma, una situazione così. Bene, dopo una settimana di questo andazzo in cui ho seriamente pensato di chiedere il trasferimento in una scuola in una situazione più tranquilla, tipo, che ne so, un carcere, entro in classe. Dovevo fare quel giorno la scoperta dell'America, me lo ricordo ancora. Parto con la mia lezione normale, urla, casino, concerto di Vasco. E poi mi ricordo che mi fermo, chiudo il libro, li guardo uno a uno e inizio a raccontare così. C'era una volta un ragazzino di nome Chris. Tre ragazzi smettono di parlare. Ecco, sì, questo ragazzino, no, lui voleva tanto uno scooter perché voleva viaggiare, voleva andare a vedere le città vicine. Altri tre ragazzi di silenzio mi ascoltano. Solo che lui non aveva i soldi per comprare questo scooter, in più tutti gli dicevano, no, guarda, non c'è niente oltre la tua città, dove vai, cosa pensi di fare, il mondo finisce qui. E a quel punto tutta la classe era in silenzio. Capito cosa stavo facendo? Stavo inventando in diretta la storia di Cristoforo Colombo, però come se fosse una storia dei giorni nostri. E quella classe là, il famoso riformatorio, in 30 secondi si era creato un silenzio totale che a un certo punto addirittura è entrata la bidella. Cosa succede qua? Perché il silenzio era troppo sospetto in quella classe. Quel giorno, da lì in poi, sono anche riuscito a fare lezione, cioè una vera lezione normale. Pazzesco! Bene, cosa ho imparato io da questa esperienza? Ho imparato 8 metodi per ottenere silenzio anche nelle classi più casiniste. Vediamo. 1. La postura. Ti devi mettere lì in piedi con le gambe leggermente divaricate, dritto, dritto, marziale quasi. E lì a quel punto, quando hai ottenuto quel secondo fisiologico di silenzio, passi alla fase 2. Fase 2. Guardali dritto. Negli occhi. Ti devi concentrare in particolar modo su quelli più rumorosi. Li guardi e sostieni lo sguardo. Fisso, dritto, serio. Allora a quel punto la classe penseranno, oddio, questa è la quiete prima della tempesta. Quindi quel secondo di silenzio si è trasformato adesso in 10 secondi di silenzio. È tantissimo.
Vai, ce la puoi fare, vai! A questo punto, fase 3, muoviti. La scienza ci dice che un oggetto in movimento suscita più attenzione di un oggetto immobile. Tu ti devi muovere, ma attenzione, fase 4, ricordati che nel movimento devi andare vicino sempre a quelli che ti sembrano gli elementi più pericolosi, ci siamo capiti, vero? Ti vai vicino a quelli e vedrai che aiuterà tantissimo nel far diventare quei 10 secondi 30. E allora sei pronto a passare alla fase 5. Abbassa la voce, sì, abbassa la voce, parla piano, piano, pianissimo, quasi sussurrato. Sì, perché il gioco funziona così, in modo direttamente proporzionale. Più alzi la voce tu, più lo alzano anche loro, sempre così. E quindi se non vuoi perdere tutte le tue corde vocali entro i 30 anni, il trucco è impara a parlare piano. Che più la abbassi tu e più la abbassano loro. Io non so perché succeda, ma succede proprio così. Ed eccoti qua, alla fase 6, importantissima. La fase 6 è racconta una storia. Io non so perché succeda, è una cosa quasi magica, ma ti basta dire una frase tipo c'era una volta un re e otterrai più silenzio di qualsiasi urla. Silenzio! C'era una volta un re che aveva 3 figlie. Questa frasetta qua, buttata lì così, è capace di fare... Non so come succeda, forse è ancestrale, forse risale ai tempi in cui ascoltavamo le storie nelle caverne, non lo so, fatto sta che funziona alla grande. Quindi ricordati, tieni sempre in tasca una storia. Ecco, adesso che hai ottenuto il tuo bel minuto di silenzio, ricordati che deve essere sempre ferma la parola coinvolgimento. Fase 7, devi coinvolgerli continuamente, continuamente, devono sempre sentirsi una parte attiva, coinvolgerli ma... Ora, queste 7 regole sottostanno tutte quante però a una considerazione importante che chiamerei la numero 8, cioè questa, che i ragazzi spesso non è che fanno casino perché sono cattivi, perché sono indisciplinati, perché sono... Dobbiamo partire dal presupposto che la nostra scuola è un po', come dire, ferma al passato, c'è ancora la struttura, no? 4 ore fermo in un banco, immaginati, un 13enne, già per un 80enne dura stare fermo tutto il tempo, figurati un 13enne... A un certo punto è ovvio con i suoi ormoni che esplodono. Quindi un suggerimento importante potrebbe essere quello, prima ancora di iniziare, farli un po' sfogare. Può essere una semplice passeggiata fuori, respira un po' d'aria fresca e poi si torna su tutti insieme. Ricordati che poi sarà molto più facile, o forse dovrei dire molto meno impossibile, riuscire a ottenere quello che stavi cercando, cioè il silenzio giusto. Anche se molto probabilmente a quel punto suonerà la campanella e ciao. Va bene, queste erano le mie 8 idee per riuscire a ottenere silenzio in una classe e mi raccomando, mi piacerebbe tanto sentire le vostre perché così ce le scambiamo, quindi qui sotto me le scrivete e ce le confrontiamo uno per uno e magari possiamo prendere spunto uno dagli altri e chi lo sa, potrebbe diventare ancora meno impossibile riuscire a ottenere questo silenzio. Ciao!